Amici di Alex Carson, benvenuti al secondo anticipo di questa divisione 1 della PES Classic League. Siamo di fronte a due grandi squadre, siamo di fronte a Manchester United che va in trasferta al Nou Camp in casa del Barcellona, va in terra catalana, soprattutto alla luce del risultato del Milan che ha vinto 4-0 sul Benfica. Barcellona che insegue 19 punti, Manchester United a 18 punti, pronto a fare lo sgambetto agli avversari spagnoli. Questa è la formazione del Barcellona con i soliti Rexach, Lineker e Begiristain davanti. Vediamo il Manchester United come si schiera. Manchester United schiera la solita formazione, quindi con il tridente Best, di nuovo fiducia a Mark Hughes che sta dando migliori garanzie di Lowe e Aston davanti. Tutto è pronto per questa sfida di alta classifica. Dopodiché ricordiamo, ci sarà un bel diretta gol col campo principale che sarà il Matmut Atlantic, dove si affronteranno Bordeaux e Juventus, anche loro inseguitrici del Milan. Ma oggi andremo a seguire le altre due inseguitrici del Milan, vale a dire il Barcellona che vorrà tenere il passo ai rossoneri, e invece lo United fare lo sgambetto ai cugini d'alta classifica appunto del Barcellona per cercare di provare a proporsi come antagonisti della squadra rossonera, che a questo momento, alla luce, a due giornate dalla fine del girone d'andata, pare inarrestabile. Vediamo ora Rexach che manovra sulla fascia assieme a Ferrer, Baquero, formazioni speculari, poi tra l'altro tutte e due con un tridente, ecco Sergi che si sovrappone, Parker lo affronta, Sergi lo evita, attenzione a Sergi, alla fine in scivolata ci va Roy Keane che come al solito mette la sua grande fisicità e la sua grande, il suo grande agonismo. Parker messo giù, Hughes in area di rigore, ma si torna indietro. Regola del vantaggio, calcio di punizione a favore e addirittura ammonizione per Ferrer. Attenzione, Guardiola protesta. Vediamo dove ha ravvisato l'irregolarità, anzi il fallo è di Guardiola su George Best. È qui l'irregolarità, calcio di punizione a favore dei Red Devils. Inizia a piovere. In mezzo e qui Nadal salva la propria porta, di dietro c'era Mark Hughes in agguato, battuta sul lato corto per Parker che scambia con Bobby Charlton, immagino, non vuole scambiare la palla, invece c'è Aston, Baquero si immola e salva Zubizarreta, una palla che secondo me sarebbe entrata. Guillermo Amor a destra per Lineker, due grandi numeri 10 inglesi che nel corso della loro carriera hanno indossato il numero 10 come attaccanti, nonostante fossero dei numeri 9, vale a dire Mark Hughes da una parte per il Manchester United, Gary Lineker per il Barcellona. Roy Keane largo a sinistra per Dennis Irwin, in verticale per Brobson, Mark Hughes prova il tiro, Hughes fermato, palla che si appoggia tra le braccia del portiere Zubizarreta. Lancio in direzione di Lineker, Sergi e Begiristain da quella parte, va ora il basco, serve il terzino, Baquero per Lineker in area di rigore e alla prima occasione Lineker la sblocca, il vantaggio del Barcellona sul Manchester United. Un Barcellona che appariva un po' timoroso perché il Manchester United in questo momento stava facendo la partita e alla fine è proprio il Barcellona a portare in vantaggio portarsi in vantaggio con Gary Lineker. Lo vediamo, azione tra l'altro molto elaborata, qui Baquero vede Lineker tra le linee, naturalmente Pallister non deve lasciarlo solo ed è il vantaggio del Barcellona per 1-0, 1-0 dei Blaugrana. Allo stato attuale, se rimanesse così il risultato,
sarebbe il Barcellona a proporsi come antagonista del Milan a meno 3 punti. Bruce per Pallister, Charlton ancora per Pallister, Robson, Steve Bruce, Bobby Charlton in verticale per Mark Hughes, Irwin, Charlton per Mark Hughes, vediamo Charlton, gran tiro e grande risposta di Andoni Zubizarreta che mette in calcio d'angolo, bellissimo il tiro del numero 9 Bobby Charlton. Abbiamo assegnato la numero 9 a Charlton perché in effetti con l'ingresso di Mark Hughes, Mark Hughes nel corso della sua carriera ha portato spesso il numero 10 e Bobby Charlton ha portato in tantissime occasioni il numero 9, quindi c'è stato doveroso questo scambio di maglie. La battuta sempre Charlton, si propone sul lato corto Roy Keane ma è marcato da Bacchero, quindi la metterà in mezzo in area rigore. George Best la prolunga indietro, prova il tiro Irwin, la palla rimbalza lì e qui Zubizarreta sbuca la palla all'ultimo secondo, la deve respingere, bella occasione per il Manchester United. Pallister, Irwin, ora lo United a prendere fiducia, Robson, Hughes per George Best, George Best prova a servire Brian Robson, Irwin, qui Bruce interviene, Parker, Roy Keane per Pallister, Bobby Charlton, Dennis Irwin sulla verticale, si propone Aston, servito, prova il cross Aston, niente da fare, rientra ora lo United, Rexach ci ha provato ma Pallister sempre puntuale nelle sue chiusure, Mark Hughes però Alessanco lo ha tenuto d'occhio, grande marcatura oggi, grande duello lì in mezzo, Alessanco, Mark Hughes, Alessanco grande stopper del Barcellona ma soprattutto uno stopper rude ed efficace con metodi di mestiere, mettiamoli così, non cattivi ma cercava con tutti i mezzi di fermare gli avversari. Intanto il lancio su George Best, praticamente col contagiri, non ci arriva, leggermente lungo per il numero 7. Fallo laterale. Alessanco. Ci prova Nadal ora a costruire l'azione. Bacchero. Chiaro che il Barcellona ha tutto l'interesse a non aumentare il ritmo. Beghiri Stein. Per Sergi. Cross in mezzo, Lineker, Pallister svetta, George Best e finisce il primo tempo qui al Nou Camp sul risultato di Barcellona 1 Manchester United 0, la rete di Gary Lineker al 23esimo. Sinceramente alla luce di tutto quello che è stato prodotto in questo primo tempo forse il Manchester United meritava decisamente di più. Pallister, è un Barcellona che lo abbiamo visto dominante giocare al Nou Camp, non avere paura di nessuno e soprattutto imporre il proprio gioco. Qui oggi il Barcellona lo vediamo un po' più timoroso, lo vediamo un po' più sulle sue, ecco, mettiamolo così, molto più compassato. Forse anche la caratura dell'avversario e il momento delicato della stagione, perché secondo me è un momento determinante, siamo ormai alla 16ª giornata, il campionato è bello che è avviato, Bacchero intanto fermato, ormai non si può più parlare di inizi sbagliati ma si può parlare di crisi, di squadre se magari non fanno risultato. Intanto Sergi in mezzo e qui Pallister, veramente la palla passa davanti all'area e brivido freddo passa lungo la schiena dei tifosi del Manchester United, perché lì la palla sembrava entrare. E comunque dicevamo appunto, se si può parlare all'inizio stagione magari di un avvio con 3-4 partite sbagliate, ora se c'è una crisi di risultati si può parlare di crisi. Qui Beghiri Stein può parlare di sfortuna, il suo tiro è stato deviato ed era sulla palla Stepney comunque nonostante la deviazione. Intanto Best si invola, cross in mezzo, esce Zubizarreta, la tira via
di fatto da Aston che era lì. Non usciva Zubizarreta, Aston la poteva tranquillamente appoggiare in porta. Rexach oggi non particolarmente efficace, il numero 9, Begiristain. Guardiola che è stato anche ammonito. Sergi. Ancora per Begiristain. Guardiola. Bacchero in verticale per Sergi. Bobby Charlton per George Best. Per Aston. Lineker si propone, cerca di prendere palla. United che sembra ora nel secondo tempo un po' più compassato. Tanto Robson va via oggi abbastanza inesistente, il numero 8. Di solito i suoi inserimenti ficcanti mettono a dura prova le difese. Oggi veramente Robson non riesce a trovare la sua quadratura. Intanto calcio d'angolo a favore del Manchester United. Alla battuta Bobby Charlton. Si propongono sempre giocatori sul lato corto per ricevere un passaggio corto, ma puntualmente sono marcati. Va Charlton in mezzo, Hughes e Zubizarreta la tira via dalla porta. Praticamente Mark Hughes era a due passi e Zubizarreta compie il miracolo. Roy Keane per Parker, ora lo spinge lo United per cercare il pareggio. Prova il cross, ancora calcio d'angolo. Pericolosissimo il Manchester United su queste palle inattive. Alla battuta ora Bobby Charlton. Il calcio d'angolo, questa volta libera Nadal. Insegue la palla a Begiristain. Irwin la tiene in campo. Robson ancora per Dennis Irwin. Lo affronta Ferrer. Irwin che cerca lo spazio per il cross. Irwin, attenzione perché è un buon destro da fuori. George Best al limite dell'area. Best, Zubizarreta che nonostante tutte le deviazioni riesce a prendere palla. Sicuramente il migliore in campo dei Blaugrana è proprio Zubizarreta. Rexach intanto cerca di essere servito, ma niente da fare, ma la palla ce l'ha ancora il Barcellona. Palla però buttata via su Lineker. Arriva Parker che aveva intuito tutto. Bruce per Keane. Parker. George Best ora per Parker. Attenzione Begiristain, bella verticalizzazione verso Lineker. Arriva Pallister che comunque ha fatto un'ottima partita nonostante l'unica mancata chiusura sia proprio su Gary Lineker in occasione appunto del vantaggio del Barcellona. Barcellona che sta cercando di resistere anche se ora le azioni appaiono un po' confuse. Begiristain, la palla non esce, i cambi sono pronti tra l'altro. Bobby Charlton. Hughes che fa a sportellate ora con Nadal. Aston per Robson. Bella iniziativa. Bobby Charlton, ormai è solo Bobby Charlton ed è il meritato pareggio per i Red Devils. Ed è un pareggio che però può favorire solo ed esclusivamente il Milan, perché così il Milan allunga sulle dirette inseguitrici. Ma qui il Manchester United ha ampiamente meritato il pareggio, perché visto tutto quello che abbiamo visto durante la partita, le occasioni migliori sono capitate proprio ai Red Devils. Il pareggio era la cosa più giusta dal punto di vista sportivo. Bella l'azione prolungata, guardate Charlton che si nasconde e spunta in area di rigore. La rivediamo da un'altra angolazione, guardate come chiama palla. Palla che difensori attirati da Mark Hughes e Robson, e Charlton veramente diagonale secco, imparabile per un Zubizarreta che fino adesso aveva parato tutto. Pareggio per 1-1 qui a Barcellona. Barcellona e Manchester United, ma non è finita. Gli ultimi minuti, vediamo se il Barcellona attacca. Begiristain fermato. George Best per Parker. Il Manchester United gioca molto semplice. Mark Hughes
cerca una finta, un minuto di recupero, giustamente ci sono state pochissime interruzioni ed è giusto anche il pareggio, un pareggio che favorisce il Milan, signori miei, perché ora sul risultato di 1-1 il Barcellona resta a meno 4 e il Manchester United a meno 5 dai rossoneri. Grazie di avermi seguito, ci rivedremo per Diretta Gol con la prima divisione per quanto riguarda la PES Classic League, dopodiché naturalmente ci sarà l'appuntamento con la seconda, la terza e la quarta divisione, un'altra Diretta Gol con partite selezionate, dopodiché naturalmente ricordatevi che stiamo guardando anche Primera e Seconda Divisione del Sud America, della Libertadores. Grazie ancora a tutti di avermi seguito, un abbraccio fortissimo e ciao a tutti.